Dopo la lezione in aula cerchiamo con il tuo aiuto di capire un pochettino meglio come è dislocato topograficamente, per cui l'anatomia topografica dell'apparato digerente, in modo da capire in base alle relazioni, ai rapporti, in base alle dimensioni, alle forme, e andare a capire come funziona e andare a motivare quelle cose che abbiamo detto in aula, alcune delle cose che abbiamo detto in aula. Okay. Tu mi darai una mano nel cercare di risolvere qualche quesito, molti quesiti che loro hanno. Okay. Perfetto. Allora, c'è qualcuno che prende il cavallo che abbiamo preparato e lo porta fuori? Chi era l'incaricato al cavallo? Lui. Vai. Perfetto. Allora ragazzi, cerchiamo di capire un po' meglio quello di cui abbiamo discusso in aula, per cui cerchiamo, perché sarà materia di esame, cerchiamo di spiegare un po' meglio come funziona l'apparato digerente e cerchiamo di individuare topograficamente dove i vari organi interni, la proiezione dei vari organi interni sulla parete del cavallo. Ci aiuteremo nella nostra impresa con un modello in stoffa. Abbiamo paragonato un pochettino l'apparato digerente a un tubo, che parte dalla bocca, perché l'apparato digerente è preposto anche alla introduzione degli alimenti, oltre che alla digestione, all'assorbimento, all'assimilazione e all'espulsione poi. Per cui il nostro cavallo inizia l'apparato digerente, lo sappiamo, con la bocca, le labbra, il labbro superiore, il labbro inferiore, le ghiandole salivari, per cui all'apparato digerente sono annesse delle ghiandole sia parietali che extraparietali, per cui delle piccolissime ghiandole comprese nella parete e invece delle ghiandole, quelle extraparietali più grandi, che non possono stare nella parete degli organi e di conseguenza sono esterne. Le prime ghiandole che incontriamo sono le ghiandole salivari, di cui ne abbiamo una, la principale, che è situata qui nella loggia parotidea, appunto, che è la ghiandola parotide, che riveste una particolare importanza anche per un discorso tecnico che riguarda le flessioni. Le flessioni che noi sono argomento fondamentale della tecnica equestre, ebbene, la nostra ghiandola parotidea può interferire con delle flessioni, soprattutto se questo spazio, appunto lo spazio della loggia che è compreso tra l'arco mandibolare e l'ala dell'atlante, non è sufficientemente ampio da per alloggiare comodamente la parotide che presumibilmente deve essere abbastanza piccola. Allora, il nostro apparato digerente comincia con un lungo tubo, e ti prego aiutami un attimino per dire quali sono le funzioni di questo tubo innanzitutto e quali può essere un problemino che possiamo avere, a quale dobbiamo stare attento. Questo tubo si chiama esofago, questo tubo è un lungo tubo che unisce la laringe con lo stomaco, passando attraverso un muscolo molto potente, che è il muscolo diaframma, il principale muscolo respiratorio, è situato indicativamente qua, che divide la cavità toracica dalla cavità addominale. Aiuto, questo diaframma ha un buco che si chiama iato esofageo, per cui quando noi somministriamo al cavallo, il problema è che il cavallo ha impossibilità di reflusso esofageo, quindi quando somministriamo degli alimenti particolari come possono essere le carote piuttosto che le mele, è obbligatorio, o comunque sarebbe buona pratica, soprattutto se sono di una certa dimensione, aiutare il cavallo spezzettando la verdura in modo che lui non venga penalizzato da questo tipo di situazione. Altrimenti la nostra mela, la nostra carota, sarebbe buona norma tagliare le mele in pezzettini piccoli e tagliare le carote per il lungo, altrimenti si può fermare lì prima del diaframma e poi c'è solo la chirurgia, fondamentalmente. Allora, questo tubo si immette nello stomaco, che abbiamo visto essere di limitate dimensioni. Il cavallo è un monogastrico, come ci spieghi, per cui ha uno stomaco solo, ricordatevi, perché se ne sentono di tutti i colori. Il cavallo è un monogastrico, per cui ha uno stomaco solo, a differenza per esempio dei ruminanti che hanno
quattro stomaci, uno stomaco e tre prestomaci, a seconda delle varie filosofie cambia un po' casino, comunque hanno quattro entità anatomiche, invece il cavallo ne ha una sola. Qui abbiamo una prima valvola, che si chiama cardias, per cui la prima valvola che unisce l'esofago con lo stomaco si chiama cardias. Ci aiuti per favore un pochettino a chiarire la questione dell'anatomia interna dello stomaco? Certo, lo stomaco se lo guardiamo dall'interno possiamo vedere che è composto da due parti, la parte ghiandolare e la parte aghiandolare. È diviso? Esatto, nella parte, cioè non è proprio diviso a metà, come mostra Massimo, è diviso in questo modo, e c'è la parte ghiandolare appunto che è dotata di ghiandole, quindi secerne e muco, e la parte aghiandolare, come diceva però la stessa, no. Per cui questa parte ghiandolare produce i succhi gastrici, l'acido cloridrico, per cui una sostanza molto acida, esatto, ma produce anche muco, esatto, che è una sostanza che protegge la parete dello stomaco. E aiuta anche lo stomaco a fare tutto quello che deve fare, tant'è che lo stomaco è la parte che in natura, lo vediamo anche poi, lo vedremo rispetto srotolando tutto l'apparato digerente, che è molto piccola. Questo perché? Perché in natura, l'avevamo detto anche prima, l'animale è una preda, il cavallo, quindi è abituato ad avere una replezione, uno svuotamento continuo dell'organo stesso, ed è per questo che è molto piccolo, perché il cavallo è abituato a mangiare tra le 18 e le 20 ore al giorno e quindi certo, fa tantissimi pasti ma molto molto piccoli. Certo, certo. Ma ti posso fare una domanda? Certo. Ma è vero che la valvola cardias è una valvola di non ritorno? Sì, infatti anatomicamente è una valvola che è detta anche one way valve e ha una sola, un solo verso, quindi per questo abbiamo spiegato prima che il cavallo è impossibilitato ad esperire questo corpo estraneo e quindi è opportuno per evitare problemi di espellere qualche tipo di corpo estraneo di spezzettare gli alimenti. Per cui il nostro cavallo non può vomitare, no, fondamentalmente. Non può vomitare. In parole povere, il cavallo non può vomitare. Per cui, e questo ci implica una serie di considerazioni. Se noi procediamo lungo il cammino, troviamo una seconda valvola, che è il piloro, che mette in comunicazione lo stomaco con l'intestino tenue o piccolo intestino. L'intestino tenue si chiama piccolo intestino o piccolo intestino perché è piccolo. È piccolo nei diametri ed è piccolo anche nello spessore della parete rispetto al grosso intestino che vedremo successivamente, che è più grande sia nei diametri che nello spessore della parete. L'intestino tenue, lo vediamo qui, è lungo come un serpentone ed è un serpentone la cui lunghezza media nel cavallo è di circa 20-22 metri. La cosa importante da ricordare è che gli omenti, per cui i legamenti che legano l'intestino, sono molto lassi, sono molto larghi, legano questa parte di intestino, l'intestino tenue, per cui questo intestino si muove come un serpentone, come un grosso pitone. È un'altra ragione, se mi confermi e mi aiuti, è un'altra ragione per cui il nostro intestino deve essere sempre pieno di fibra, fondamentalmente, perché essendo pieno, essendo le pareti tese, sarà più difficile che avvengano delle cose. La prima cosa è l'intestino che si può letteralmente annodare, formando un involvolo, per cui un nodo. Oppure l'intestino che si invagina, per cui una parte di intestino, sempre se è vuoto, sempre se la fibra è scarsa, una parte di intestino entra nell'altra. Oppure l'intestino si può incarcerare, per cui una parte di intestino entra in un buco perché è vuoto dove non dovrebbe entrare, qui si forma un edema, si gonfia e da qui non esce più. In tutte queste tre malaugurate eventualità l'unica soluzione praticamente è la chirurgia, per cui è una patologia, una problematica molto grave e l'unica soluzione è la chirurgia. Se noi srotoliamo tutto questo intestino tenue, che si divide in tre tratti. Il primo tratto è il duodeno, che riguarda una lunghezza di un metro e mezzo circa, poco più. Il secondo tratto, che è il principale, è il digiuno e poi c'è un ultimo tratto, l'ileo. In questo intestino, che cosa succede nell'intestino tenue? Che cosa avviene a livello digestivo? Nella parte dell'intestino tenue cominciano gli assorbimenti.
quindi è veramente molto importante che tutto ciò che hai detto prima sia perfetto, perché una volta che capita uno squilibrio a questo livello, più avanti anche vedremo che cosa succederà. Quindi è assolutamente importante anche per la questione della muscolatura involontaria che sia sempre tutto funzionante a livello perfetto. Perché questo si muove, questo intestino si muove tutto attraverso l'azione di muscoli, che sono muscoli lisci e involontari, che inducono dei movimenti che chiamiamo movimenti peristaltici, per cui è come se tutto l'intestino, ma già a partire dall'esofago, venga attraversato da una specie di onda, da una specie di ola, per chi di voi va allo stadio come qualche juventino che abbiamo qua, una specie di ola che ha la funzione fondamentale di trasportare gli alimenti sempre nella stessa direzione, dalla bocca all'ano. Mi sono dimenticato, credo, di dire una cosa, che il primo tratto di intestino, che è questo, è il duodeno, è un pochettino più largo e c'è proprio questa struttura anatomica che si chiama ampolla duodenale, dove sboccano i dotti di fegato e pancreas. Ci racconti velocemente la funzione a livello digestivo del fegato e del pancreas? Allora, il fegato e il pancreas sono, come dicevi tu, due ghiandole molto importanti anche per quanto riguarda l'assorbimento di prima, che quindi hanno il succo pancreatico e la bile che aiutano a digerire i lipidi. In più il fegato ha un'importanza per il cavallo atleta fondamentale, lo possiamo spiegare a livello molto semplicistico come un grosso filtro, quindi il fegato riceve sangue da depurare, lo lavorerà e se noi eccediamo, come dicevamo prima, siamo magari anche noiosi, ma non equilibriamo bene la razione del cavallo, quindi abbiamo degli eccessi o a livello lipidico o anche a livello proteico, semplicemente di minerali, certo, piuttosto che proteico, avremo un sovraffaticamento del fegato che quindi non riuscirà più a produrre, a depurare, a smaltire, e avremo un circolo che si chiude in modo negativo, il cavallo ne ripercuoterà a livello di salute e di performance, perché certo, in questo momento stiamo parlando di cavalli atleti. Certo, certo. Allora, proseguiamo il nostro cammino lungo questo serpentone lungo 22 metri. Intestino tenue che, abbiamo detto, non ha una sua posizione precisa e si muove in continuazione nella pancia del nostro cavallo, poi andremo a vedere dove è razionalmente ubicato. Arriviamo all'altra struttura. Allora, il cavallo è un animale monogastrico con un ceco molto sviluppato. Questa struttura verde che voi vedete è l'intestino ceco, che rispetto agli altri tratti intestinali, correggimi se sbaglio perché è un po' di anni che non sono aggiornatissimo, è pieno di liquido, è come se fosse pieno di un brodo, e in questo brodo c'è una sviluppatissima flora batterica. Che funzione ha questa flora batterica, per cui questi microbi che sono presenti in questo brodo? Questa flora batterica è da tenere sempre in salute, perché senza questa microflora batterica, che possiamo addirittura definire simbionte col cavallo, perché vive effettivamente all'interno del cavallo e lo aiuta a digerire soprattutto le frazioni fibrose che noi introduciamo con la razione di forage. La cellulosa, che è quella che costituisce la fibra, per cui la cellulosa che noi assimiliamo molto 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 marginalmente, nel cavallo invece ha anche un'importanza fondamentale. Sì, anche perché se noi abbiamo uno squilibrio all'interno del nostro brodo, della microfauna batterica, avremo una sorta di squilibrio generale che andrà a bloccare tutto il resto dell'assimilazione. Dicevamo prima che è importante che tutto quello che passa nello stomaco, nel digiuno, nell'ilio, eccetera, già venga assorbito dove esattamente deve essere assorbito, perché se qualcosa in più passa all'interno contribuisce a creare degli squilibri che altrimenti non ci sarebbero. Ecco perché il nostro obiettivo è di equilibrare la razione, perché se noi equilibriamo la razione il cavallo assimila tutto quello che deve esattamente dove deve e non avremo problemi inutili. Siamo al cieco, posso farti una velocissima domanda? La flora batterica, mentre metabolizza la cellulosa, produce anche vitamine? Del gruppo B, per cui è anche utile da questo punto di vista. Sì, perché comunque all'interno del ceco il cavallo riesce dal nutrimento anche a rigenerare e riprodurre quindi alcune sostanze. Fantastico.
Allora, se noi procediamo, avevamo visto l'intestino cieco, si chiama cieco perché è un cul-de-sac, per cui è cieco. In pratica la nostra entrata è molto vicina all'uscita. Qua ci sono due valvole che hanno la solita funzione di far procedere gli alimenti sempre in un'unica direzione, per cui avremo una valvola che mette in comunicazione l'ileo col cieco, la valvola ileocecale, e poi la cecocolica che mette in relazione l'intestino cieco col grosso intestino, col grosso colon. Il grosso colon, che è questo che vedete viola, ha la caratteristica invece di avere una sua posizione ben precisa. Questa posizione ben precisa è data da due curvature, da due curvature, per cui il grosso colon è lì in una posizione ben precisa, e quando va in altre posizioni, ahimè, si parla di dislocazioni del grosso colon o del piccolo colon, e la problematica non è indifferente. Questo viola è il grosso colon, che è situato, poi lo vedremo qua sulla parete del cavallo, e poi abbiamo il piccolo colon, sempre con una posizione ben precisa, e l'ultimo tratto, tutto questo si chiama, abbiamo detto, intestino grosso intestino o intestino grasso, e poi avremo l'ultimo tratto che, essendo diritto, si chiama intestino retto, che porta all'ano, dove poi verranno espulse le feci.